Casabella 933. Ciao a tutti amici e amiche, bentornati in questo nuovo video. Ebbene sì, a grande richiesta procede il format di riviste di architettura. Per chi non lo sapesse, in questa serie di video sfogliamo una rivista di architettura e scopriamo tutti i progetti che contiene, con anche qualche retroscena e qualche storia. Oggi tocca al numero 933 della rivista Casabella. Vi anticipo che questo numero è diviso in due parti. La prima parte ripercorre il rapporto fra architettura inglese e architettura italiana nella seconda metà del Novecento. Un rapporto complesso, per certi aspetti conflittuale, che ruotava attorno alla differente visione che gli architetti dei due paesi avevano sul ruolo della storia nella progettazione architettonica. La seconda parte, invece, è dedicata a edifici costruiti in campagna o comunque fuori dai centri urbani. In questa seconda parte scopriremo degli edifici che fanno i conti con una natura e con un paesaggio veramente molto importante e che spesso si relazionano a delle preesistenze già costruite che vengono ampliate o trasformate. Questa seconda parte della rivista sarà una buona occasione per vedere come possano nascere delle buone architetture a partire da circostanze, da contesti che solo apparentemente non sono favorevoli. Iniziamo quindi a sfogliare la rivista e ci troviamo davanti a una bellissima foto della Torre Velasca di Milano, progetto del gruppo BBPR del 1951. Nella pagina a fianco invece è una foto dell'Economist Building di Allison e Peter Smithson del 1959. Queste due immagini introducono la prima parte della rivista, in cui un bellissimo articolo di Marco Biagi, che per chi può consiglio di leggere, racconta del rapporto complesso e spesso conflittuale tra alcuni altissimi esponenti dell'architettura italiana del Novecento con il loro omologo inglese. In queste pagine trovate anche alcuni pezzi originali scritti da Paolo Portoghesi, Ernesto Nathan Rogers e Reinhard Barham, che aiutano a comprendere ciò di cui scrive Biagi. Al di là di quello che era il tema della loro discussione, ho trovato davvero notevole il livello culturale in cui si muoveva il dibattito sull'architettura al tempo. Sappiamo, e so, che il mondo è molto cambiato, ma ho trovato comunque incredibile rendermi conto di nuovo di questa differenza. Subito dopo, ecco altre belle immagini della Torre Velasca e di altre architetture italiane che oggi consideriamo delle grandi opere, anche se al tempo vennero molto criticate, soprattutto dalla critica inglese. Tra queste, la bottega d'Erasmo a Torino di Gabetti e Isola del 1953, la Casa alle Zattere a Venezia di Ignazio Gardella del 1954 e Casa Baldi di Paolo Portoghesi, costruita a Roma nel 1961. Questi edifici e diversi altri costruiti in quegli anni si legano al passato in un modo molto sofisticato ed elegante, manifestano come un senso di responsabilità nei confronti della tradizione storica, dialogano con il passato e lo fanno con grande consapevolezza, ed è probabilmente per questo che sono edifici la cui forza progettuale ci continua a colpire e interessare. Subito dopo vengono presentate una serie di immagini di progetti inglesi molto recenti, diciamo costruiti negli ultimi 10-15 anni. Ci sono progetti molto noti e altri appena meno, ma risulta in tutti presente quel costruire nella storia e con la storia che era tipico dei migliori progetti italiani delle pagine precedenti. Quasi come se gli eredi di alcuni concetti espressi dall'architettura italiana di metà Novecento fossero proprio alcuni tra i più talentuosi architetti inglesi di oggi. Gli scenari e i rapporti sembrano quasi invertiti, e in questo senso ci viene proposto il primo progetto di questo numero di Casabella. Si tratta di un complesso residenziale a Londra progettato dallo studio Sergison Bates. È un condominio dotato di servizi comuni, destinato a persone anziane ancora autosufficienti. È un intervento in cui spiccano due volumi principali, uniti da un unico basamento, che appunto ospita servizi e spazi comuni. Il progetto è una libera interpretazione degli edifici residenziali in laterizio dell'epoca vittoriana, ancora presenti nel panorama urbano londinese. L'edificio, quindi, con le sue tessiture di mattoni e le cornici ceramiche delle finestre, rilegge una tipologia storica in chiave contemporanea. Il risultato è un progetto elegante ed equilibrato. L'aspetto forse più interessante è la distribuzione dello spazio interno, che si può ben vedere dai disegni delle piante. Gli alloggi visti in pianta, infatti, sembrano dei labirinti senza corridoi, eppure, come ben spiegato nell'articolo, sono perfettamente adatti al nostro tempo e alla loro funzione. Tutti gli appartamenti sono organizzati a partire da un ambiente centrale, da cui si accede a tutte le altre stanze finestrate compiendo un movimento diagonale. I progettisti dello studio Sergison Bates raccontano di essersi ispirati per questi alloggi ai progetti di Luigi Cacciadomignoni, famoso e talentuosissimo architetto milanese del Novecento. Ma la cosa più interessante è che questo movimento diagonale dallo spazio in penombra al centro dell'appartamento verso le stanze più luminose ha un motivo ben preciso. Questi appartamenti è come se offrissero sempre la promessa di una nuova stanza, prefigurata dalla direzione da cui la luce entra nell'interno, che offre una vista che in qualche modo promette sempre qualcosa di nuovo. Questa disposizione risponde all'esigenza dei residenti più anziani,
che trascorrono sempre più tempo a casa, creando un loro mondo interiore complesso che questi appartamenti possono amplificare e rendere vivo. Gli architetti hanno descritto tutto ciò con l'espressione una società di stanze. Ecco, io credo che se dovessi raccontare a qualcuno di estraneo a questo mondo che cos'è l'architettura oggi, gli racconterei questa storia. Gli racconterei la storia degli appartamenti disegnati da Sergison Bates col preciso intento di suscitare e stimolare la curiosità delle anziane persone che li abitano. Nelle pagine successive possiamo leggere un'intervista di Federico Tranfa proprio a Stephen Bates e Mark Taff dello studio Sergison Bates. In questa intervista raccontano il percorso dello studio fondato nel 1996 e di come la loro visione di architettura si è evoluta, restando fedele ad alcuni principi e inevitabilmente modificandone altri. Andando avanti, ci troviamo a scoprire il progetto della nuova biblioteca Magdalen College di Cambridge, su progetto di Neil McLaughlin. Anche questo edificio instaura un forte legame con l'insieme di costruzioni che formano il collegio, alcune delle quali addirittura costruite tra il 600 e il 700. I materiali usati sono principalmente mattoni e legno, ma non mancano dettagli in cemento come quello degli architravi e la presenza del metallo nelle coperture in zinco titanio. L'alternanza delle doppie falde caratterizza l'immagine esterna, ma si ritrova anche nello spazio interno in cui, grazie all'andamento delle coperture, il progetto include spazi interni a singola, doppia e tripla altezza. Gli arredi sono realizzati in legno massiccio di Rovere e richiamano le strutture portanti e alcuni tamponamenti esterni, realizzati sempre in legno. Si chiude così la prima parte della rivista e immediatamente ci troviamo nella seconda, in cui sono protagonisti edifici costruiti fuori dai centri urbani. Il primo che scopriamo è il recupero di una vecchia fattoria a pochi chilometri da Hannover, in Germania. La cosa più interessante di questo progetto è il processo che ha portato alla costruzione dell'edificio. I membri di Atelier van Elsa, che hanno progettato l'intervento, hanno infatti partecipato in prima persona alla sua realizzazione. Dall'articolo ho imparato che l'intero studio, per una settimana al mese durante tutta la durata del cantiere, si è trasferito da Berlino alla campagna per realizzare manualmente l'edificio. Il progetto quindi è stato definito e costruito step by step, attraverso la collaborazione tra il proprietario e i vari soggetti coinvolti. Per via del budget molto ridotto, la realizzazione è stata possibile grazie al riutilizzo di materiali presenti nelle vicinanze, in un processo di assemblaggio che però non toglie forza al risultato finale. Il secondo progetto rurale che ci viene proposto è una casa nelle campagne irlandesi poco fuori Dublino. Anche in questo caso non si tratta di una nuova costruzione, ma del recupero di un vecchio casale in rovina. Il complesso originario era composto da più edifici costruiti nel corso del tempo. L'obiettivo della committenza era quello di mantenere in qualche modo inalterato lo spirito di questo luogo. Per ottenere ciò, diverse parti sono lasciate inalterate, proprio allo stato di rovina, e i vecchi muri in pietra diventano come delle stanze giardino, a diretto contatto con l'esterno. Al loro fianco è stato realizzato un nuovo volume abitativo, caratterizzato da un grande tetto a falde di lamiera ondulata rossa, sostenuto da una struttura in legno. I muri, invece, sono in blocchi di calcestruzzo cellulare lavati con malta. Il progetto è essenziale, così come lo erano le costruzioni contadine di quella zona, ma presenta lo stesso alcuni dettagli raffinatissimi come quello che riguarda il sistema di scolo e di flusso delle acque piovane. Il progetto successivo è invece un progetto italiano, progetto che sinceramente non conoscevo e che mi è davvero piaciuto scoprire. Si tratta della biblioteca di Arconate, a nord-ovest di Milano, progettato da Gian Matteo Romegialli e Paolo Donà. Il progetto riqualifica una porzione del centro abitato, in cui la preesistenza era costituita da un edificio agricolo in mattoni. Un edificio che è presente nelle campagne italiane in moltissime varianti diverse, a seconda della zona, ma che è sempre costruito con parsimonia di materiali e con una forma perfettamente adeguata alla funzione agricola. A queste condizioni di partenza, i progettisti rispondono con un intervento ben misurato, che interviene solo nella parte bassa del volume esistente. A questa hanno aggiunto un volume leggero, con grandi superfici vetrate. In generale mi sembra davvero ben calibrato l'uso dei materiali, come mattoni in cotto, intonaci grezzi e pietra. Materiali che hanno un evidente legame con la tradizione costruttiva, ma sono usati in modo molto contemporaneo. Il risultato è un ottimo esempio di architettura contemporanea in dialogo con la tradizione. Il prossimo intervento è un centro visitatori a nord di Anversa. Il progetto è composto da due edifici con tetti a falda unica inclinata. Entrambi gli edifici sono completamente rivestiti in legno, più precisamente da tavole di larice spazzolato, che danno ai semplici volumi un'immagine molto rurale. L'edificio principale è coperto da una grande falda inclinata rivestita da pannelli di alluminio ondulato.
Questa copertura ha un ampio sporto che protegge dal sole e dalla pioggia, diventando uno spazio di filtro tra interno e esterno. Tutta l'acqua piovana che scorre su questa copertura è poi raccolta in una grande grondaia che diventa quasi un elemento didattico, per poi essere riversata in una vasca di raccolta e subito dopo immessa nei circuiti naturali. Ma andiamo avanti e scopriamo il penultimo progetto di questo numero di Casabella. Progetto che ridà vita a un manufatto rurale per lo stoccaggio del fieno, affacciato su un fiordo islandese. L'edificio è commissionato dall'artista islandese Gurdunkirst. Gudrun Kristjánsdóttir. Esatto, proprio lei. Artista che sta compiendo una ricerca sulla mutevolezza della luce e sui cambiamenti climatici dell'isola. Gli architetti che hanno lavorato al progetto hanno mantenuto il più possibile la struttura originaria in calcestruzzo, che diventa come un recinto in cui sorge un nuovo volume leggero, realizzato in legno e rivestito in alluminio zincato ondulato che riflette il colore del paesaggio circostante. Le aperture verso l'esterno sono calibrate in modo da rivolgersi a specifiche visuali dell'ambiente circostante. Queste finestre inquadrano il paesaggio e lo portano così a contatto con l'interno della casa. Interno che è parzialmente rivestito in legno di pino, come da tradizione costruttiva islandese. L'ultimo progetto in cui ci immergiamo è un piccolo gioiello del maestro portoghese Alvaro Siza. Si tratta di una cappella privata che sorge poco fuori Zagabria, in Croazia. La chiesetta è costruita al limitare di un bosco, su un terreno collinare in pendenza. Alla chiesa si accede tramite un sagrato esterno a diretto contatto con la strada ed è limitato da un basso muro, continuo su due lati. Questo muro, di fronte all'entrata della chiesa, si articola in una seduta, seduta che si ritrova anche nella porzione di muro che precede l'ingresso. Nel prospetto che guarda la vallata, si apre una feritoia ritagliata a filo del pavimento interno, che porta una luce morbida dentro la chiesa, in cui l'assemblea resta comunque nella penombra. Come si legge dall'articolo di Francesco Dalcò, rispetto all'altare la croce è collocata sul lato opposto a quello occupato dal tabernacolo. Ne è derivata un'abside radicalmente antibarocca, che conclude un'opera che ha il piglio di un manifesto, o meglio, di un deciso atto di intercezione a favore della ricchezza delle cose semplici. E questo era l'ultimo progetto raccolto nel numero 933 di Casabella, un numero che credo che abbia dimostrato bene come si possa produrre dell'architettura di valore a partire da delle buone idee, anche in contesti e in circostanze che apparentemente sembrano sfavorevoli. Abbiamo visto infatti progetti molto interessanti portati a compimento con budget ridotti, o anche edifici di valore nati dal dialogo con delle preesistenze non certo esaltanti, ma che sono state davvero riqualificate e rivalorizzate dalle architetture di oggi. Insomma, guardando queste architetture, vi devo confessare che ho avuto una reazione istantanea quasi ingenua. Mi sono chiesto infatti perché non possa sempre essere così. Come mai ogni volta che c'è l'occasione di costruire non nascano interventi di questo tipo? La domanda è forse un po' strana e ovviamente la risposta è varia. Sicuramente è necessaria una committenza attenta a certi valori e a certi contenuti, ma sicuramente è altrettanto importante avere anche delle condizioni ambientali che in qualche modo, anche se all'inizio non sembra, possono portare a risultati di questo tipo. E poi, sicuramente, è altrettanto fondamentale che ci sia da parte dei progettisti una sensibilità, una conoscenza, una cura che fin dalle prime fasi indirizza verso un risultato finale di così alto valore. E questa considerazione per chi ha guardato questo video ed è un architetto è sicuramente un buon motivo per sfogliare con me ogni mese una bella rivista di architettura. Per oggi invece è tutto, amici e amiche. Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Se vi è piaciuto, se vi siete divertiti, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video. Per chi volesse anche scrivere un commento qui sotto, sappiate che leggo sempre e rispondo con grande piacere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!